presidente Fico ha lanciato l'idea che ci vorrebbe un capitolo ad hoc per il Banco di Napoli nella commissione banche. Tu cosa ne pensi? Tu hai parlato anche tu prima della spoliazione. Però andiamo a parlare di un cadavere. Cioè, se, credo che la riesumazione dei cadaveri è una cosa che in Italia non si è ancora realizzata. Ben vengono tutte le commissioni d'inchiesta, ma ormai Banca Napoli è morto. Banca Napoli è morto. Questa è la verità. Ci sono delle responsabilità storiche, per carità, che uno se le va a analizzare, a parte che conosciamo già chi sono i responsabili di quella triste vicenda. Penso invece che bisogna lavorare perché ci siano, al di là del Banco di Napoli, delle banche di prossimità, delle banche di territorio, delle banche che non pensano solo a speculazioni finanziarie, ma di stare vicino per esempio al piccolo risparmiatore, al piccolo imprenditore, al giovane della start-up che vuole investire. Qualche segnale, devo dire, nella città di Napoli, qualche istituto bancario che lavora in questo modo c'è, però quelle sono le banche che servono al paese, che stanno vicino a chi vuole investire o a chi sta in difficoltà.